Aleppo si spende per gli immobili, a Sondrio si chiedono prestiti finalizzati ai progetti delle famiglie. La tendenza emerge dall'analisi dei crediti richiesti in Italia nel primo semestre 2019. Lo studio, elaborato da CRIF, evidenzia due dati che pongono le due province lombarde in una posizione particolare rispetto al resto della regione e del paese. Aleppo si paga la rata media di mutuo più alta di tutta la Lombardia. Il dato è di 938 euro pro capite, sesto valore a livello nazionale, ben al di sopra del mutuo che si paga a Milano e quasi 100 euro in più della media nazionale. La rata rimborsata ogni mese risente dell'importo complessivo del mutuo, a sua volta legato al valore degli immobili, oltre che alla durata del piano di rimborso scelto. Alla provincia di Sondrio spetta invece il record nazionale di prestiti personali, ovvero le somme richieste a credito non finalizzate all'acquisto di un bene specifico. In Valtellina e Valchiavenna ogni mese il rimborso pro capite per questa tipologia è di 308 euro a fronte di una media nazionale e regionale che si attesta intorno ai 275 euro. Per quanto riguarda i prestiti finalizzati all'acquisto di beni di consumo, ad esempio l'auto, l'arredamento o gli elettrodomestici, da segnalare l'Ecco che con 212 euro mensili pro capite occupa la quarta posizione a livello nazionale. Nel complesso lo studio evidenzia come in questa fase, caratterizzata da un costo del denaro ancora contenuto e da livelli di rischiosità inferiori addirittura a quelli pre-crisi, i consumatori si sentono nella condizione di poter ricorrere con serenità a un finanziamento per sostenere le proprie spese o per un investimento importante come quello sulla casa, fiduciosi di riuscire a ripagare le rate senza eccessive ansie.